Ci sono slogan che ci piacciono un sacco. Think different. Siamo tutti uguali nelle nostre differenze. Immagina, puoi. Sono slogan che aprono la mente, che fanno pensare alla libertà, a qualcosa di fantastico, soltanto che quando vengono applicati nel posto sbagliato è evidente che possono portare a dei problemi, non da poco. Quando c'è un progettista che applica la lettera, immagina, puoi. Peggio ancora, l'architetto. Senza togliere importanza a nessunissima categoria, ci mancherebbe. Però è necessario andare a vedere quali sono le cose che rendono impossibile un progetto. Conosciamo tutti queste? Questa è semplicemente una classica matrice a T per pressoppiegatura. Ne esistono di tantissime forme e grandezze. Questa, ad esempio, è una 4V. Già in fase di progetto dovremo andare a vedere necessariamente quale sarà la matrice più adatta allo scopo. La sceglieremo in base al materiale, al bordo minimo che dovremo piegare, allo spessore chiaramente. Quindi di conseguenza dobbiamo conoscere quali sono le sue caratteristiche. Innanzitutto dovremo individuarne la larghezza. Esiste la semplificazione che vuole la larghezza utile della matrice pari a 8 volte lo spessore, con un buon range di utilizzo, di impiego. Quindi posso avere una matrice più piccola, indicativamente posso andare dal 16 per un 3 mm per esempio, fino a non ha molto senso, ma 32, quant'altro, 40, ma solamente nel caso in cui io non disponga dell'attrezzatura. Fatto questo, le altre caratteristiche di ogni matrice sono molteplici, ne vedrai nei prossimi punti. 1. Lo standard, questo ad esempio è un Promecam, non coassiale per quello che riguarda il punzone, ma esistono anche coassiali tipo il Villa, Trunfo o quant'altro. 2. La dimensione della larghezza, cioè fino a quanto che mi dà la misura di quanto riesco a ottenere come piega Z. 3. L'altezza totale per non battere sul banco. 4. Altra caratteristica molto importante rappresentata dai raggi, ossia i raccordi dei vertici della matrice. I raccordi maggiorati tendenzialmente sono indicati per l'acciaio inossidabile, per non graffiare le superfici durante la lavorazione. 5. Sicuramente l'ampiezza dei gradi di apertura della V. Una matrice a 60 gradi sicuramente è dedicata a una piegatura in aria, una 88 una piegatura a fondo matrice, una 90 è dedicata alla coniatura. 6. Ovviamente il tonnellaggio, cioè la portata massima dell'utensile. Grazie a queste semplici indicazioni diciamo che tante di quegli slogan che piacciono tanto perdono un po' di significato. Quindi è vero che se lo immagini lo puoi fare, però diciamo che è meglio sceglierci l'ambito. Se ti è piaciuto questo video, condividilo.